ripeto, se dovessi camminarci è molto più comoda a 37, poi in corsa invece si lascia quasi un pochino andare o... Come sicuramente sapete, ci sono dei momenti, così ci racconta il marketing, in cui i marchi più conosciuti diventano ancora più forti. E questa non è una recensione normale, è una recensione speciale perché proprio oggi non è un caso che parliamo delle Pegasus 38, scarpa lanciata qualche settimana fa e che è stata citata anche nella trimestrale di Nike, trimestrale che effettivamente è stata davvero sorprendente, trimestrale che ha permesso all'azienda americana di raggiungere i 50 miliardi di fatturato, avete capito bene, 50 miliardi di fatturato, fatturato che ha permesso agli azionisti di Nike di incrementare il loro valore delle azioni di circa il 15%. Ovviamente solo il tempo dirà se questa azienda continuerà a crescere nei prossimi anni. Sicuramente la strategia di mercato è chiara, ancora più chiara rispetto a quella che aveva qualche mese fa. Solo pochi sapranno che quando è stata lanciata la versione 35, Nike era solamente tra virgolette 36 miliardi e quindi la crescita è sostanziale al punto tale che, confrontando, ma questo non è un dato molto attendibile, con il quarto trimestre del 2020 rispetto al quarto trimestre del 2021, l'azienda la trimestrale sfalsata di 6 mesi, la crescita è stata del 95% e del 19% negli ultimi 12 mesi. L'azienda ha citato comunque l'Euro 2020 raccontando che Inghilterra, Portogallo, Francia e Olanda utilizzano tutte materiali Nike e ha anche spiegato che i giocatori del campionato europeo sono quelli che utilizzando il marchio Nike hanno segnato più gol nel campionato. Sapete però che ovviamente noi parliamo di corse e di conseguenza questa cosa non ci interessa. La cosa interessante però è che il feedback che è stato dato da coloro che hanno utilizzato l'applicazione Nike, che permette in effetti di offrire qualche informazione supplementare all'azienda americana, che utilizza tra l'altro l'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato qualche giorno fa nei video di unboxing. Ebbene, sappiate che il feedback attraverso l'applicativo Nike ha consentito all'azienda americana di aggiornare la Pegasus 38, permettendo di ammorbidire le mescole, suggerimento dato fondamentalmente dalle donne. Ringrazio comunque l'azienda americana che in questo modo consente a noi polisiamatori di scegliere per il meglio. Vediamo comunque cosa dice Andrea Soffientini, che ci ha corso 150 km, al quale ho fatto qualche domanda. Me lo avete chiesto in parecchi, vediamo che cosa ci dice dopo la prima recensione che vi allego qua sopra. Ecco che cosa ne pensa Andrea, al quale ho chiesto le solite domande, magari me ne sono dimenticata qualcuna. Nel frattempo voi stay strong, keep running, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, vi posso mandare queste Pegasus 35. Ciao! Andrea, avevamo promesso che se avessimo raggiunto le, non so, 5.000 views, quelle le abbiamo già fatte, delle Pegasus 38 avremmo raccontato dopo 100-150 km cosa ne pensavamo. E in effetti cosa ne pensi di queste Pegasus 38? Allora, Pegasus 38, guarda, un po' un punto di domanda per me. Questa scarpa, ero partito con le più belle impressioni, non ho ancora capito come si allacciano sinceramente, perché o le trovo sempre troppo larghe o le trovo troppo strette, che mi danno fastidio al collo del piede. E secondo te, dopo i 150 km, a chi sono adatte queste scarpe? Guarda, rimane una scarpa adatta un po' a tutti, anche un po' ai più pesantini se devono fare lavori un po' corti o uscite lente tipo da massimo da 8 km, per dire 50 minuti. Quindi rimane comunque una scarpa secondo me da tutti i giorni, una scarpa da portarsi in vacanza, però secondo me hanno fatto un passetto indietro rispetto alle 37, perché nel primo video avevamo detto che erano comunque più morbide, più confortevoli come tomaia, però poi fondamentalmente nella corsa davvero non mi ci sono ancora trovato bene con l'allacciatura, perché
sembra di stringerla tanto, poi invece rimane larga e quando ristringi e tiri i lacci, invece la trovi che costringe troppo il collo del piede, mi dà fastidio. Sicuramente è più comoda per il passeggio, però forse per i lavori in pista, stando tanto stretta, va bene. Nelle corse lente, che a me comunque la scarpa piace bella salda al piede, questa qua rimane un po' scomodina poi. E secondo te, Andrea, per quali distanze le utilizzeresti, visto che comunque ci è stato chiesto se utilizzare anche per i lunghi, cosa ne dici? Allora, sicuramente provata sui lunghi non mi ha faticato più di tanto, ha quel grosso problema che nei primi 100 km comunque rimane un po' più duretta, poi diventa molto più morbida con l'andare dei chilometri. L'ho usata per tutti gli allenamenti o l'ho provata per dire sulle corse lente, sugli sprint, su qualche cambio di ritmo e su qualche lungo. E ti dirò, non mi sono trovato male. Non l'ho trovata però così comoda, così riposante come me l'aspettavo o come mi è sembrata comunque la 37 o i modelli precedenti. Ci raccontavi l'altra settimana della calzata, dopo averle provate per così tanto tempo, cosa ne dici? No, te l'ho detto, la calzata è super, poi nella corsa, te l'ho detto, bisogna trovare la lasciatura giusta, che non è facile. Io davvero ogni volta che esco a correre mi fermo almeno una volta per sistemare o per renderla un attimino più larga o per stringerla un po' di più. Non lo so, non riesco a capire se questa specie di flywire che c'ha, che tiene. Oppure la tua maglia che sembra un po' un calzino, non lo so, non riesco a capire quale possa essere il difetto di questa allacciatura. Però per il resto, ripeto, se dovessi camminarci è molto più comoda a 37. Poi in corsa invece si lascia quasi un pochino andare o ripeto, dopo diventa troppo stretta e comprimenti. E a livello di intersuola la mescola, avevamo detto, era un po' più morbida rispetto alla versione precedente. Cosa hai notato durante le corse? Allora, ho notato durante le corse che comunque ha bisogno di un po' di rodaggio perché come quella della 37 ha bisogno di almeno un centinaio di chilometri per apprezzarla. Nei primi chilometri comunque la senti che è dura e dopo invece, tra virgolette, si spiattella un pochino e la senti molto più comoda. Quindi è una scarpa che le prime 2 settimane non apprezzerete molto, dopo l'apprezzerete di più. A livello di battistrada, uno dei vincoli della versione precedente era che non teneva così bene sul bagnato, qui come si comporta? Guarda, ti dirò che sull'asfalto, cioè asfalto bagnato, non sono ancora riuscito a provarla perché fortunatamente da quando ci è arrivata non ha praticamente piovuto, però mi sembra che sia rimasto praticamente identico all'altro e non credo che ci siano molte differenze. Però si è sempre lì, magari cioè, l'unica accortezza è di non fare lavori brillanti dove ci sono curve quando piove, poi per fare le corse lente è facilmente gestibile. A livello di durata, però, sembra che comunque il battistrada non si sia particolarmente rovinato nelle corse che hai fatto. Guarda, confermo, era un disastro sulla 35-36 che praticamente si spiattellava subito, nella 37 l'avevano migliorato e anche nella 38 questo trend di miglioramento si vede e infatti la scarpa rimane comunque nuova anche nel battistrada dopo 150-200 km. Sull'avampiede una delle cose che ci hanno detto e chiesto è il fatto che la scarpa è comunque abbastanza filante, stretta. La consiglieresti a tutti oppure solo invece a quelli che riescono a abituarsi a questa tipologia di scarpa? Guarda, tanti si sono lamentati in effetti che fosse un pochino più stretta rispetto alla 37, un pochino più larga. Io non noto particolari problemi. So che tanti sì, per dire, si sono lamentati la Clifton che era strettissima. Io non la Clifton 7, io non l'ho subita così tanto, quindi boh. Sicuramente è un attimino più larga della 37, quindi chi si è trovato male può provare almeno a calzarla e dargli una seconda possibilità. E secondo te che scarpe simili ci sono sia in casa Nike sia per altre marche? Che scarpe simili suggeriresti? Allora, scarpa simile, direi che è comunque la Vomero 15 in casa Nike. Nelle altre case.
faccio fatica a trovarle perché è una scarpa comunque da lento ma che ti fa correre di avampiede. Quindi la potrei paragonare a una Clifton 7 per dire, ma quella lì è nettamente più ammortizzata e più riposante. Quindi non la posso paragonare a una Ghost perché comunque è una scarpa tra virgolette da tallonatori rispetto alla Pegasus, quindi mi viene abbastanza difficile. Ti direi, per non andare un po' nel banale, una Freedom ISO che avevo provato di Saucony, o comunque in generale le scarpe di Saucony si avvicinano abbastanza a questa Pegasus. E secondo te quali sono i pregi e difetti dopo i 150 km di questa scarpa? Beh, il primo difetto più grosso è che sono tutte nere, ed è un difetto solo di questa scarpa qua, di tutte quelle nere. Il difetto più grosso è questa allacciatura, che è davvero un po' emblematica, e invece i lati positivi sono tutti quelli che abbiamo riportato in questi ultimi anni delle Pegasus, quindi direi di confermarli. È una scarpa all around, scarpa da letto, quando voglio farci gli svelti li posso fare, quando voglio fare qualche fartlek ci posso andare tranquillamente, se voglio fare ripetuti in salita le posso fare tranquillamente, eccetera eccetera. Quindi ho visto anche, per chi non è velocissimo, può diventare una scarpa tranquillamente da gara. Quindi secondo me davvero tutte le qualità di una scarpa popolare le ha ancora, per di più anche il prezzo, che non è da sottovalutare, è molto contenuto. Quindi direi tutti i pregi delle solite Pegasus, e il difetto davvero questa allacciatura che quest'anno non mi ha fatto impazzire. Speriamo che ricambi l'anno prossimo. Ultima domanda: se dovessi consigliare a un podista amatore tra le Pegasus 38, mi è stato chiesto da diverse persone, e l'Invincible Run, quale sarebbe la caratteristica che fa determinare la scelta? Allora, se dovessi fare una scelta in base alla pecunia, direi assolutamente le Pegasus 38. Se invece dovessi fare un discorso lato comodità, reattività, protezione della scarpa, vince nettamente la Invincible su tutto. Quindi l'unico lato su cui propenderei per una Pegasus 38 è il prezzo, più contenuto. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, e ovviamente i coffee fanno sempre piacere. Grazie Max, grazie a tutti voi che ci state mandando i coffee, sempre super apprezzati, e ci stanno aiutando a prendere altre scarpe. Va bene, ciao!